In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge e i profeti. Non sono venuto per abolire, sono venuto per dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredisce uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi disse al fratello stupido dovrà essere sottoposto al Sinedrio, e chi gli dice pazzo, matto, sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare. Va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Avete inteso che fu detto, non commetterai adulterio. Ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto, chi ripudia la propria moglie le dia l'atto di ripudio, ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto sia il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio. E chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi, non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo perché è il trono di Dio, né per la terra perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme perché è la città del grande re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì, sì, oppure no, no. Il di più viene dal maligno. Parola del Signore. Sono sempre più convinto che la prima grazia della liturgia, delle letture, sta nell'ascoltarle, magari anche nel leggerle meglio possibile, perché poi ogni commento diventa magari un sussidio per capire ma che cosa sta dicendo questo testo, però può essere anche un disturbo, un impoverimento.
Quindi anche i sacerdoti cercano di puntare, di predicare in punta, di piedi, perché dipendiamo anche noi che parliamo un momentino e intratteniamo questa nostra assemblea. Allora, qualche annotazione. La prima è questa. Dov'è questo testo del Vangelo? È il testo del Vangelo di Luca. Luca è il Vangelo di capitolo 5, 6, 7, anche 8. Perché ve lo dico? Perché se avrete la possibilità, avendo il Vangelo certamente nelle vostre case, ne tenete conto e andiate magari di tanto in tanto a leggerle in continuità. Io penso solo, utile anche per me, spero per voi, dire: ma dove siamo? Dietro questa lettura Gesù dove si presenta? A parte che è presente nel mistero dell'Eucaristia, quindi ciò che noi ricordiamo del suo Vangelo lo sentiamo dal suo cuore: prendi e mangia il mio Vangelo, prendi e bevi questo mio Vangelo, queste pagine, e poi appunto rendetene conto, ringrazia il Signore, va verso il Padre nostro, unisciti tutta l'ultima parte della messa. Quindi siamo di fronte a questo Vangelo di Matteo, 5, 6, 7 capitoli, e qui siamo a un capitolo che si chiama delle beatitudini. Dunque, questi tre articoli forse lo sapete bene, ma lo ricordiamo, lo sottolineiamo, di per sé presentano Gesù nella montagna o nel monte, proprio con un discorso, uno sfogo subito dopo il suo battesimo, la lotta delle tentazioni con il demonio, sale, la scena è quella di lui con i primi discepoli che aveva scelto vicino, ma poi tutta la distesa della gente che ormai aveva capito, era incuriosita, lo seguivano, quindi era là. E il discorso è veramente intrattenibile. Pensate che cominciano beati, 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 si passa attraverso il Padre nostro, in quella condizione là si sente il Padre nostro o si eredita il Padre nostro. E poi appunto con il Vangelo di oggi, dove può, come dire, sia utile sottolineare. Gesù in sostanza disse: guardate che tutte le leggi del Signore sono importanti. Ecco, e a chi perde anche o esclude anche solo una iota o solo un trattino di ciò che scrivevano all'epoca, perché di questo vi renderete conto. Questo lo diceva perché lo attaccavano dicendo che per lui l'Antico Testamento, la cultura ebraica che era nell'atto, la trasgrediva, perché i suoi discepoli non si comportavano male secondo la religione ebraica, o perché, soprattutto l'accusa grande, perché lavorava di sabato o faceva lavorare o di sabato facevano dei gesti molto ovvi. E comunque è Gesù che sale su quella montagna, carico, vede tutta questa gente, vedete che piccola parentesi, non si bisogna mai forzare, è ciò che avviene di domenica in tutto il mondo, dove c'è gente convocata da lui, noi dopo ci organizziamo, siamo tradizione così, e lui che ci guarda e ci dice queste cose, tra l'altro nel cuore della messa dice: ricordati che devi mangiare e bere di me, devi mangiarmi la tua parola, nutrirti proprio, assimilare questa parola e bere con me, come si fa quando si brinda, ma anche come si fa quando certamente hai proprio bisogno di un superamento della durezza della vita, hai bisogno. E allora qualche annotazione semplice, comincia il discorso guardando tutta questa gente con le beatitudini. Abbiamo riletto domenica scorsa, ecco perché dico di domenica in domenica bisogna tener conto che allora sì, si arricchisce anche la nostra attenzione. E in questa seconda domenica della lettura dal monte, di questo tre anche, ecco, sostanzialmente c'è una inghippo che va sul monte, lui vede i discepoli, gli apicini, vede la gente là e comincia a dire beatitudini, però dopo le beatitudini si
concludono, come ricorderete facilmente, che avremo tentazioni, avremo sacrifici, non saremo capiti, dovremo mettersi a giocarsi non per cosa, per essere degni di Lui o per realizzare la nostra vita in pienezza con la sapienza di Dio, non ti bastano quelle cose. Devi essere capace di scelte radicali, forti, permanenti, no? Che sono sempre segnati, Gesù diceva, anche da persecuzione. Cioè il mondo non ti capisce, non ti mette a vegliare. E tu preoccupati di non tradire il mondo, perché sei come un lievito, sei un po' di luce nell'oscurità, una luce di illuminazione, che lascia trasparire non solo la sapienza vostra, che è la sapienza che Dio ha creato e ciascuno di voi è più che dotato della sufficienza di una sapienza di Dio, solo che qualche volta lo soffochiamo, il nostro rischio è di soffocare la sapienza di Dio e di costruire la nostra sapienza, che è impegnativo, bisogna saperlo fare. E allora Gesù dice: guardate che io non sono venuto a portare pace. Questo sorprende, perché di solito, anzi, tutta la sua predicazione, anche nell'apparire dopo la Pasqua, pace a voi, sia il discorso finale. Ma in questa circostanza, ricordate che voi avete frainteso. Voi pensate che io sia qui, tranquillo, beati, vi prometto una vita privata senza difficoltà. No, io sono venuto qua veramente con violenza, col fuoco. Io porto non pace, ma in una circostanza dice proprio così, io non porto pace, non vi tolgo dalle persecuzioni, dalle prove, dalle difficoltà, dalle preoccupazioni. No, noi non vi tolgo, io porto fuoco. Porto fuoco, questa parola con cui Gesù intendeva dire: io porto e dono al mio spirito, che lo Spirito Santo è il fuoco per noi, è il calore, è la luminosità che l'allegra e tiene vivo sempre il nostro itinerario di vita. E allora ecco che qui in un certo momento va anche a fare esemplificazioni sullo sfondo delle beatitudini. E comincia appunto con l'espressione, no? Ecco, sì, voi conoscete la legge ebraica, e guai chi ne tocca anche solo un frammento, dove siamo responsabili, lui si mette dentro, siamo responsabili anche di una virgola di ciò che abbiamo capito da Dio attraverso il popolo ebraico. Ma io vi dico, le semplificazioni poi che sono importanti per noi. Per esempio, dice, in un certo momento c'è scritto, che avete inteso e conoscete, c'è scritto: ma io vi dico, cioè c'è di più, rispettiamo ciò che è scritto, ma per esempio è scritto: non uccidere. Sì, molto, molto forte, no? Per attraverso non c'è il rischio che ci sia tutte persone che sanno uccidere, no? Ma guarda che tu uccidi anche non solo quando ammazzi qualcuno, ma quando gli parli male, ma quando lo prendi anche in giro, quando non lo consideri, quando ti batti per i fatti tuoi e il resto vada. Questo nell'ambito della famiglia, questo nell'ambito di una comunità, della Chiesa, ma nella comunità umana. Mettiti anche bene in testa di discutere con le persone con cui tu hai qualcosa da dire o che hanno qualcosa da dire di te, perché il rompere la solidarietà non è vita e non è calore, è destinato ad agghiacciarsi tutto, a spugnare semplicemente qualche segnale di vita e di vitalità. Non uccidere. Ma io vi dico di più, perché io sono la via, sono la verità, sono la vita, e tu sei in cerca con la tua sapienza di una vitalità senza croce, e guarda che non è la sapienza di Dio, questa è la tua sapienza, e quindi non ti meravigliare della tua croce, e comunque non uccidere attento agli altri. Poi un'altra ancora forte, sono le semplificazioni che Gesù fa. C'è scritto
che non c'è, o non dovete, come dire, accusarne, essere nelle rischi, nelle situazioni che create tante volte, mettersi d'accordo con uno di altri, fare adulterio. Questa è una esemplificazione molto bella che fa Gesù, pensate da allora, ma deve ripeterla, fa risuonare nelle chiese anche tutto il mondo proprio oggi. Non adulterio, e si sa cos'è l'adulterio. Ma Gesù va a profondo e dice, ma guarda che tu non si tratta solo di maltrattare il coniuge, spesso la donna poi, di cui anche Gesù parla con attenzione, per dire che l'adulterio mortifica, schiavizza la donna, e invece non basta che non l'ammassi, il tuo pensiero dov'è? Il tuo rispetto con gli altri dov'è? Andiamo al concreto, che bello sentirsi guarda questo fuoco calore per la vita di famiglia, e guarda che ti indebolisci sempre di più quando non giochi qua, e invece inasprisci le discussioni, sono stato io, è stata lei, è stato lui. Questo ci libera, che l'amore di Dio ci libera. Ed è un'altra esemplificazione che ci viene fatta, e peraltro poi appunto Gesù le riprende anche queste attenzioni forti che ci dà. Ecco, qui ci si può fermare, magari dicendo, cioè sottolineando, tra la ricchezza nella ricchezza che c'è anche in tutta la liturgia oggi, un pensiero che è molto interessante. Sapete che cos'è il paradiso? Dietro questa domanda, o meglio, questa domanda sorge per farsi capire ciò che Gesù ha detto proprio anche là sul monte, e continua a dire attraverso i segni della presenza del suo Spirito nella Chiesa per il mondo. Ecco, questa preoccupazione del paradiso, la risposta la dà San Paolo nella sua lettera oggi. Non ne parliamo, occhio non vide, orecchio non udì, la contemplazione non è riuscita mai qua nella terra, e si posa questa provocazione proprio nella nostra condotta, come dire, piuttosto limitata, sempre terrena. Per dire, guarda, apri gli occhi, il paradiso è e sarà ciò che sei adesso e continuerai ad essere, e sarà confrontato per te e per tutta l'umanità. Occhio non vide, orecchio non udì ciò che Dio ha preparato per te. Si tratta di anticipare, o meglio, siamo in grado, siamo capaci di anticipare il paradiso, pur restando esposti poi nella vita. Come? Esattamente con lo stile delle beatitudini. Vivere le beatitudini, sei in paradiso già.